Voglio annunciare che è intenzione del Governo non prorogare lo stato di emergenza oltre il 31 marzo. Da allora, dal 31 marzo in poi, non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti. Saranno infatti eliminate le quarantene da contatto. Cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto e quello delle mascherine FFP2 in classe. Metteremo gradualmente fine all'obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all'aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli. Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti ad intervenire in caso di recrudescenze. Diventa storico il suo messaggio, il 31 di marzo non si proroga lo stato di emergenza, quindi c'è fiducia da un punto di vista della situazione sanitaria per poter pensare allo sviluppo. E mi sembra sia io sia il sindaco Nardella abbiamo tracciato quelle che possono essere indicazioni forti, anche proprio per raccogliere la sfida del PNRR, e io mi sono concentrato non solo su Firenze ma anche su alcuni aspetti simbolici della Toscana, la Tirrenica, Piombino, e sono contento perché veramente abbiamo vissuto queste 4 ore insieme dall'incontro da Ferragamo a Sesto Fiorentino, allo Smannoro, alla presenza a Santa Maria Novella per l'apertura del convegno dei Vescovi, a questo incontro con la città di Firenze, molto belli. Insomma, il Premier si è confermato una persona molto vicina alla Toscana e sono contento perché direi molto positivo questo tipo di incontro.